L'infezione scolastica si trova in una sorta di condizione paradossale. Noi lo riteniamo essenziale, infungibile per il diritto all'istruzione e lo abbiamo dichiarato anche nel piano di rientro. Abbiamo voluto, fatto delle delibere come giunta comunale per affermare questo principio, perché questo principio invece la norma non lo afferma, la norma lo considera un servizio a domanda individuale. A rigore quindi un ente in predissesto, un ente in difficoltà finanziarie potrebbe chiedere la copertura totale o almeno del 36-40% del servizio. Questo avrebbe messo molti nostri concittadini nell'impossibilità reale di accedere ad una cosa che però finisce per danneggiare non gli adulti, che purtroppo non hanno i mezzi, ma finirebbe per danneggiare i bambini. Sono state illustrate stamattina le innovazioni della refezione scolastica che partirà il 15 ottobre. Fra gli obiettivi, la lotta alla povertà alimentare e dall'obesità infantile, con la scelta della dieta mediterranea secondo le tabelle alimentari elaborate dall'ASL. Il tema dei rifiuti, con la scelta di abbattere totalmente l'indifferenziato, ed una maggiore equità sulla distribuzione dei costi per gli utenti, mantenendo inalterata la protezione per le fasce deboli, combattendo l'evasione ed inserendo una maggiore progressività delle fasce di reddito. Ci sarà anche un conteggio più puntuale dei pasti e quindi la personalizzazione della tariffa effettiva, e tutte le innovazioni saranno sostenute da una gestione informatica accessibile alle istituzioni e agli utenti. E quindi per giustizia distributiva abbiamo aumentato anche le fasce, le ultime fasce, creando una distinzione tra chi si colloca nella fascia 12.000-16.000, chi si colloca nella fascia 16.000-18.000, chi va oltre 18.000 fino a 25.000 e chi va oltre 25.000. Abbiamo però dovuto anche agire su un sistema che ovviamente, essendo a maglie molto larghe, comportando 44.000 utenti, rendeva sui 44.000 impossibili controlli, mentre invece adesso con queste innovazioni io credo che i controlli diventeranno più facili.